L'alzabandiera ha decretato l'ingresso dell'ex Magona di Piombino nel gruppo JFC Alliance. Cerimonia inaugurale per la Liberty Magona, azienda di lavorazione di acciaio zincato acquistata recentemente dal gruppo internazionale Liberty Steel da ArcelorMittal. Presente Sanjay Gupta, presidente esecutivo di Liberty, accolto all'ex Magona dai dipendenti, dirigenti e dal presidente della regione toscana Enrico Rossi, che si è detto fiducioso che Piombino resterà una importante realtà siderurgica. Ci sono tutte le condizioni, una cultura nella lavorazione dell'acciaio, una classe operaia e intelligenze e competenze assolutamente adeguate, e noi abbiamo lavorato non solo per come ci è stato possibile, aiutando anche con finanziamenti pubblici, europei, regionali, gli investimenti che qui in particolare alla Magona sono stati fatti, ma voglio mettere in rilievo anche l'importanza del porto che ha realizzato la regione. Con 20 metri di escavo il porto rende possibile l'ingresso a qualsiasi tipo di nave. Lo stabilimento di Piombino occupa 455 lavoratori e l'obiettivo della nuova proprietà è quello di incrementare la produzione del 50%, anche grazie alla logistica di Piombino, che ha un porto adeguato e competitivo, ma non solo. Quello era la prima ragione. La seconda ragione è perché la Magona ha una storia alle spalle molto lunga e quindi questo rende tutti dipendenti delle persone che fanno con impegno e con passione il loro lavoro, e ovviamente senza passione quello che farebbero non avrebbe lo stesso risultato. Per quanto riguarda collegamenti e porto, la regione ha investito molto in questi due settori e sta lavorando con ANAS per realizzare con 50 milioni di euro la variante Aurelia.